Sono con Matteo Barma, siamo a Cantina di Barrò, siamo a Saint-Pierre, sfondo bellissime montagne della Valle d'Aosta. Allora, Matteo, inquadraci questo territorio, con le sue particolarità, i suoi suoli, i suoi vitigni autoctoni. So che ne hai tanti tu e ti prendi anche un po' cura di tutto questo paesaggio, quindi raccontacelo. Sì, noi ci troviamo con l'azienda e con la maggior parte della superficie vitata nel cuore della zona storica del Tourette, che è Saint-Pierre e poi più nello specifico la vigna, il cru che dà origine e nome alla denominazione. Noi siamo un'azienda che nasce, diciamo, per hobby. Per passione, il nonno Gianfranco la fa nascere circa negli anni 60, dopo aver ereditato diversi appezzamenti, decide di mettere a dimora barbatelle, quindi vite, e cominciare a vinificare le prime bottiglie di vino, in primis per autoconsumo e chiaramente poi per gli amici, per i conoscenti. Diciamo che poi dal 99, quando subentrano mamma e papà, entrambi con altri impieghi, cambia un pochino la musica e dal 99, decidono di iniziare a espandersi un pochino, ampliare la superficie, e iniziare a vinificare molto monovitigno e tante varietà, perché una cosa che ci contraddistingue è che siamo sempre stati amanti della sperimentazione e della diversificazione. Tant'è che ad oggi, da una superficie di 4 ettari, 3 effettivamente in produzione, e con una produzione quindi annua di circa 20.000 bottiglie, otteniamo 15 vini diversi, al centro dei quali effettivamente è molto presente la produzione del Tourette, che vinifichiamo in tre diverse declinazioni: una versione base, una versione superiore e una versione che io adesso definisco erroneamente riserva, perché la riserva per il Tourette superiore, la riserva per il Tourette non è prevista come dicitura, ma concettualmente è così, perché è un Tourette che affronta effettivamente un affinamento decisamente più importante. Noi lavoriamo principalmente varietà autoctone, prima tra le quali il Petit Rouge, il Maiolet, il Fumain, il Vuillermin, la Premetta, il Cornalin, il Vien de Nus, lasciando comunque anche spazio a varietà internazionali come lo Chardonnay, che produciamo da che ho memoria, una delle prime annate alla fine degli anni 90, un vigneto che ormai ha passato anche i 25 anni d'età, il Pinot Grigio, il Pinot Bianco e persino anche il Syrah. Effettivamente qua ci troviamo di fronte ad una vite, o meglio ad un filare di Vuillermin, che per noi, ecco, rappresenta un pochino una novità. Lo abbiamo sempre coltivato in una zona specifica, ma da 2020 abbiamo deciso di mettere a dimora circa 1.000 barbatelle per cominciare una produzione di Vuillermin in purezza, 100% Vuillermin. E ecco, questa produzione sbilanciata, diciamo, principalmente su varietà autoctone, dà vita a un'offerta di vini, giovani vini di pronta beva che effettivamente incontrano le richieste del mercato attuale. Penso alle varietà che ho citato poco fa, il Petit Rouge e il Maiolet, sono varietà che non hanno necessità per forza, ecco, dell'utilizzo del legno e che noi ormai da più di 20 anni vinifichiamo solo ed esclusivamente in vasche d'acciaio. La zona con maggior superficie ed effettivamente poi maggior produzione è quella del Tourette. Tourette, vino emblematico della Valle d'Aosta, che viene prodotto su 11 comuni diversi, da Car a Entrò, passando sugli altri 9, su entrambi i versanti, quindi sia in sinistra che in destra orografica. Questa produzione è stata ampliata da disciplinare, ma nasce dapprima in una zona ben specifica, che è effettivamente la zona del Tourette che dà vita
a questa denominazione, a questo vitigno. Abbiamo una testimonianza molto importante scritta di un medico vercellese che scrive saggio su vini e vitigni della Valle d'Aosta nel 1838, e nella sezione dedicata ai vini di lusso, quindi questo dimostra che effettivamente la zona del Toretto era una zona per la Valle d'Aosta molto importante dal punto di vista della produzione vitivinicola, ci parla effettivamente di questo poggio che a pochi passi da San Pietro, quindi a pochi passi da Saint-Pierre, comune in cui ha sede l'azienda e dove abbiamo la maggior parte della superficie, si inclina ad ostro ed è effettivamente una zona molto rocciosa, una zona molto difficile, molto particolare sia dal punto di vista microclimatico che di composizione del suolo.